muoviti che dobbiamo iniziare. Ho finito. Hai fatto qualcosa ai capelli? Sei bellissima oggi. Grazie. Oddio, no, assolutamente no. E vabbè, questa volta senza popcorn perché dopo 3 puntate basta. Si vede che sei un po'... Mi ha fatto ingrassare tutti questi popcorn. Adesso con una bella tisana nel si chiama Business TV Light questa bevanda, che vi consigliamo tra l'altro a tutti. Sì. Ma tornando al cinema, parliamo di cinema italiano. Questo venerdì 16 marzo Ferzan Ospetek con... Magnifica presenza. Vabbè, non come me. Sì, finalmente torna Ospetek dopo Le mine vaganti con un film che ha come protagonista Elio Germano, che interpreta un ragazzo che dalla Sicilia arriva a Roma per fare l'attore. E il fatto è che lui va a vivere da solo in un appartamento e dopo un po' di tempo inizia a vedere delle presenze ingombranti, eccentriche, dei personaggi che sono appunto tutti gli attori del film, che sono vestiti in modo elegante, che gli daranno del filo da torcere. All'inizio ci sarà un po' di imbarazzo, però poi ci sarà voglia di conoscersi e di confrontarsi. Ok, quindi un film alla Ospite che tu ti aspetti, sì, che qualche personaggio poi si riveli omosessuale alla fine? Sì, beh, non per forza. Penso che ci sia la stessa coralità che troviamo in tutti i suoi film. C'è Vittoria Puccini. Che da Rigombrosa, diciamo, ne ha fatta di strada. Questo weekend esce anche un film che si chiama 10 regole per far innamorare. Fa parlare di sé per il fatto che il protagonista è Guglielmo Scilla, che è un ragazzo che viene dal mondo di YouTube, meglio conosciuto come Wimush. Sì, certo. Sì, ho visto tantissimi suoi video, esatto. Guglielmo mi fa molto ridere. Simpaticissimo davvero, ma sì. Andiamo a vedere questo film. Perché sinceramente non so poi se è stato un film fatto apposta per far recitare lui piuttosto che per raccontare una bella storia. Di cosa parla? Il padre, che è Vincenzo Salemme, consiglia al figlio, appunto Guglielmo, 10 regole per far innamorare una ragazza molto bella. E lui, diciamo, tenterà questa impresa approcciandosi in maniera abbastanza goffa. Come te. Sì, proprio come me. E andremo a vedere se ce la farà o no, non lo sappiamo. Però. Vabbè, però comunque l'argomento è abbastanza scontato. Sì, mi sa che è una serie di film che cambia... Rigirano le parole del titolo, ma sono sempre quelli. Sì, a me ricorda 50 volte il primo bacio. Come farsi lasciare in 10 giorni. Itch, magari. Itch, colui sì che capisce le donne. Ma perché non proponiamo noi qualche regola per farvi innamorare? Dai, Gigio. Per me, non provarci. Ecco, non provateci. Se voi volete una ragazza, non ci provate. È matematico che dopo lei verrà da voi, no? Come fanno sempre così, non ci prova nessuno. Cioè, quell'altra regola potrebbe essere fatela ingrassare. Così dopo lei è grassa, si sente brutta, è l'unica che l'ama, sei tu e quindi verrà da te. Vabbè, io direi di collegare per un video un film con Vittoria Puccini. A me è piaciuto veramente molto Colpo d'occhio. Ah, anche a me. Regia e interpretazione di Sergio Rubini. Fantastico. E parla di il rapporto tra artista e critico d'arte, cioè una coesistenza. E anche opera d'arte. E opera d'arte, una coesistenza che va sempre bilanciata perché uno non esisterebbe se non ci fosse l'altro. È un thriller italiano veramente ben riuscito. Esatto, un thriller ben riuscito che parla d'arte, parla di cultura. Che crea tensione. Perché gli attori sono molto bravi. Fino a una sorpresa, ragazzi, guardatevelo perché ne vale. E poi c'è la colonna sonora, la canzone delle vibrazioni insolita che... Allora, sì. E se volete vedere il trailer di Magnifica presenza di Ospetek, cliccate sulla mia bibita tisana snellente. Se invece volete vedere il trailer di 10 regole per far innamorare, cliccate qua. Ma c'è una gomma appiccicata? No, 10. Appuntamento con la prossima puntata di Popcorn. Io spero di essere dimagrita nel frattempo, così che posso continuare. Io spero di vederci meglio, che non sono meno male. Che... Ciao!